Signore e signori, buonasera, oggi siamo pronti per la folla oceanica. Mi piacerebbe. Siamo arrivati, cioè ci siamo direttamente qui dopo 5 giorni di assenza praticamente, 6. Siamo un'altra volta qui, siamo arrivati al... dopo la sigla. E in mezzo a vampiri, mostri e zombie, che sono quelli, le maschere dei bambini, ci troviamo alla apertura inaugurale di Halloween. Peccato che abbiamo già saltato la coda, c'è stato un piccolo problema. Vabbè, un poco di pazienza. Cosa fa? Qual è il problema? È che non siamo arrivati alle 5, perché c'è stato un incidente sull'autostrada e non ce l'abbiamo fatta. Facciamo vedere. Wow! Guardate! Perché dice 20? Che carino! È perché il ventennale, sono 20 anni che si festeggia Halloween qua a Gardaland. Procediamo. Ed eccolo qua, prezzemolo che la settimana scorsa era bavarese, adesso è vampiro, vai. Andiamo. Procediamo, ci sono tutte le musiche di Halloween. La signora con lo shampoo, va bene, è perfettamente a tema. Procediamo, vai. Oddio, guardate chi abbiamo incontrato, irriconoscibile. Non sapete chi è in realtà? No, sì. Insomma, ciao. Lo sanno. Cosa sei? Un prete indio maniera. Madonna, bellissimo. Ma se serve ti faccio un album fotografico. Non lo so, sì, certo. Ciao. Buonasera ragazzi, ciao a tutti. E qua si parte con Halloween. Sono l'unico che è vestito da Oktoberfest, no, che non ci attacca niente, farò spavento anche così. Va bene, procediamo. Allora, dovete sapere che abbiamo appena, cioè che stiamo facendo la fila per la Magic House, che ha rimesso il pre-show dopo un sacco di tempo. Quindi andiamo a vedere se questo pre-show è tornato ad essere quello dei fasti antichi. Troppo bello. Voi non mi sporcare la maglietta. No, è... il pre-show c'è, ma non c'è l'ascensore. Prezzemolo ritorna a parlare e ritornerà tutta la questione mago, eccetera, eccetera. Peccato che non siamo scesi dall'ascensore. Poi sarà tutto uguale. E lo stomaco lo fa girare, sì. Eh? Lo stomaco lo fa girare. Aspettando, alla grande proprio. Ho voglia di mela. Quelle caramellate. Ma girava tanto. Sì. Allora, lei non si vede, però è una degli amministratori di Generazione Gardaland. Sì. Mi sento molto onorato di avere questa presenza un po', come dire... Qui. L'accesso può essere interrotto. Stiamo facendo Raptor, anche lei ha l'Express, certo. Ma noi ci stiamo immolando perché certo. Sono solo 10 minuti e quindi ci andiamo tutti quanti insieme. Cos'è? Bene. Labirinto. Ciao. Vediamo se riusciamo ad incontrare Jack Rad. Dai, tu puoi. Adesso vi presento. Adesso vi presento. Io strillo perché così mi piace. Ok. Tu mi devi spiegare alla fine della serata come farai. Chi se ne frega? Vedremo. Okay. Vedremo stasera come sarà la mia voce. Quindi fammi una simulazione del giro di Oblivion che stiamo per fare. Prima fila. Vai, concentrazione. La faccio io. Ok. E poi mi rianimo alla fine. Ma io volevo sapere. Ah no, tu ti vedi direttamente. No, io muoio. Ah, tutto a posto, ok. Hai rovinato tutto però. No, ma non va bene. Ok, questa è la fila già a quest'ora per la foresta incantata, signore e signori. E quindi non lo so se la farò, almeno non adesso. No. Poverim. Saliamo scale? Il trauma vige sovrano. Qui proprio sono completamente andate. Non so se riusciranno a scendere la scalinata fino alla fine, però... Forza! È bellissimo venire nei parchi giochi con le persone che non sono, cioè con cui non sono mai stato, perché è proprio la nuova. Eppure eravate in seconda fila, dai, non è stato così grave. No, subito. No. Va bene. Procediamo.
Chioschi di Halloween, cassa, mangia da urlo. Una rema buona, quello è rema buona. No, bulle di porco, cheeseburger, mercenario, hot dog per le prime fritte. Ecco, fanno queste cose qui. Sì, però in piedi. Però in piedi no, non vogliamo assolutamente. Noi vogliamo andare a provare le specialità. Una giornata che fa 10.000 passi perché hai fatto. Perché hai fatto 10.000 passi? Certo. Non ci credo. Allora, voglio dire solo una cosa. Questa sta piangendo, è tutto a posto. E quest'altra è scemo. Perché tutto ciò? Perché siamo esattamente davanti a Jack Red. Sì. Ma lui non lo sa, cioè meglio lo sa ma non sa che noi siamo. Ma guarda il mio macchino. No, vabbè, io non ce la posso fare. Ok, tutto a posto. E perché siamo qua, tra parentesi? Perché ci sta il piattino di nostro cuore. Ho i commenti a caldo. Cioè, dopo il battito abbiamo una foto. Facciamo vedere foto. E avete visto la foto? Bene, noi ci siamo fatti. Non abbiamo avuto il coraggio di dire ai ragazzi se ci facevano fare un pizzettino di video col canale. Vabbè, però siamo comunque soddisfatti. Sì. Comunque ho avuto il naso di dire secondo me sono là, poi se da lontano loro. Perfetto. Bene, ora siccome io ho il bambino che deve mangiare se no muore. Dici qualche cosa? Va bene, in questo Magic Halloween tutto può succedere, procediamo. Che tramonto! Si vede niente ma tutto a posto, bellissimo. Un momento di nulla. Rosario ha fame. Ed ecco, siamo nel saloon, questo è il tavolo di rappresentanza, voglio essere attivo. Eccoci qua, signore e signori, con la nostra zucca di Halloween al saloon. Questa è la veranda, non ci siamo mai stati. Adesso con il QR code andiamo a vedere la nostra pizza. Primo esperimento halloweeniano qui. La pizza mannara. Crema di zucca, salsiccia e speco. E abbiamo preso una in due, non ti preoccupare, muda su una in due. Proprio due nachos. Da fare il momento non si può. No, dai. Attendiamo riscontri. Ancora. Le forchette sono un attimo. Si piegano un po'. Buonissimo. Allora, siamo oggettivi e realistici. Insomma. Cioè, questa crema di zucca ci può stare. Ma boh, lo sfizio per la sfizioso. Procediamo. Ed eccoci al momento dei dessert. Bloody cupcake. Con un occhio. E schietto dessert. Non sembra più una rana. Assaggiamo il momento del buono buonissimo. Mi ricordo bene, ragazzi. Wow, queste cose. Frosty. C'è una cosa tosta. Magna. Scary. Di fatto, il punto qual è fondamentalmente? Che è solo Parma. Un po' colorata. Beh, Parma. E quindi, Jacopo, la lascio. Questa. E adesso, dopo la buffata, manco più di tanto, cioè in realtà l'unica cosa che mi è rimasta un po' sotto è la panna, che ne ho mangiata mezza. Non siamo più abituati, questa è la cosa, la verità. Andiamo, è il momento dello spettacolo show. Go. Vuoi dire qualche cosa? No. Simpatica, portami via. E mentre aspettiamo, siamo qui al teatro, guarda, qui abbiamo di questa galleria che parte qui davanti a me, vedete il cartellino, abbiamo Jack Rad e Frank da quest'altra parte che stanno facendo i loro video e va bene, noi avremo i nostri 250 visualizzazioni, loro i loro 10.000, tutto a posto, va bene così, non siamo gelosi né invidiosi, ma va bene. I ragazzi dove sono? Si sono persi, li chiamo, non mi calcolano, non lo sentono, non sanno dove stanno a fare. Tutto a posto. Vuoi dire qualche cosa? No. Guardate che faccia. Quella è la cosa. La faccia. Dai, piano. Forza. E speriamo vivamente che non sia come quello dell'anno scorso. Non chiaro? Questa stagione. Roma è un luogo segreto. C'è una scuola speciale. Gala e Grana Padana. Vi invitano a scoprire i misteri di Roma. College di Stregoneria.
Benvenuti al college di strega nera di Blackstone. Io sono il professor Merlin, il rettore, discendente diretto da Merlino, da cui sono usciti i migliori maghi e le migliori streghe di tutti i tempi. Preparatevi, tra poco la campanella suonerà. Dall'alto delle tue dell'essere coreografo, molto carine le coreografie, hanno speso un botto, cioè secondo me sì. Di qualità, perché hanno cominciato a investire in spettacoli e sono sulla falsa riga dello spettacolo di Natale senza l'orchestra, considerando che è per un periodo breve, quindi funziona. Però dici tu, però non lo so, alcune coreografie non erano molto... Le canzoncine erano un po' canzoncine, un po'... Ine. Apprezzo lo sforzo, si sentiva poco la voce dei cantanti. E si vedeva anche poco la voce. E si vedeva anche poco loro. Insomma. Cioè, non troppe distrazioni, troppe... Per chi ha visto Wicked, è il primo tempo rivisitato. Ma a parte questo... Comunque Gardaland si è impegnato. Detto questo, vediamo dalla generazione Gardaland cosa di generazione Gardaland. Pronto? Ciao. Secondo te? Beh, allora, bella la parte rock, bellissima. Sì. E niente. Tutto a posto. Siete arrivate tardi, ho cercato di... Ho pensato in tutti i modi possibili e immaginabili che c'erano i posti. Poi non ci sono stati più. Va bene. Un commento sullo spettacolo? Bravissimi. Ciao. Vi ho detto fila per fumaggi, sempre perché non usiamo l'express, perché siamo un gruppo, 35 minuti, e qua c'è appunto Isma e l'altro. Che carino. Vediamo se qui vinciamo, vediamo. No. La seconda partita. Almeno una per soddisfazione. Eccola! No, dai! Hai trovato il metodo adesso. Quindi aspetta, ok. Lì l'hai fatta di meno, hai paura che mi scavi, Attenzione, se la gente esce da dentro con una torcia in mano e con Matteo che continua a sverminarli. Va bene, a cosa servirà questa torcia, mi spieghiamo, qui all'inizio della foresta maledetta? L'attenzione è lui, il bacio.
cosa ci sarà dentro? Qualcosa di peggio o qualcosa di meglio? Mi auguro di lasceranno dentro. Buonasera. Sì, che male, da qualche partito che sono fatti decente. Buonasera e arrivederci a Bellezza. E con lei chiudiamo in bellezza. Signore e signori, è finita la foresta maledetta. Allora, perché scappavi e stavi come una forza innata o Senna? Ho sempre paura di tutto io. Ma avevo paura davvero? Sì. Tutto a posto. Ok. Ma considerazione finale di questa. Ecco, esattamente. Non le farò mai più. Questo è il nulla. Quindi bisogna andare a mobile, bisogna andare a mirabilità, vedrai. Vedrai, mobile che tu avevi bisogno. Meravigliosa. Io voglio andare a movie. 25 minuti di puro terrore. Allora, com'è stata questa roba? Grave! È il giusto spirito. Dicevamo Michele, scusa prima che... Com'è stata questa? Cosa ti aspettavi e cos'è stata? Pensavo peggio. Non so, è meglio. Era un po' dispersiva. Sì. Non so, il sentiero era troppo largo. Prima c'erano dei carrellini con le miniere. Perché si è spaventato, no? Ah. Sempre quando non esistevi. Via. No, era troppo largo il sentiero, quindi... Non lo so. Era dispersiva. Faceva poca paura. Faceva più paura il nostro attore che sta qua, che continua a far paura a tutti qua. Va bene. Lui insiste. Procediamo. Allora, riassunto. E mentre qualcuno si sta bevendo uno spritz allucinogeno. Io sto prendendo un palloncino. Ecco, lei sta prendendo il palloncino. Ha speso tutto lo stipendio di questo. Eh? Oh, bello. Non è Pikachu, non si dice. Non si dice, non è Pikachu. Ridillo. Allora, andiamo a vedere il merchandise di Halloween. Merchandise di Halloween che prevede penne da paura e prevede di tutto e di più, ma non le magliettine. Sono rimasto abbastanza male su questa cosa, perché se io scopro, scusa, facciamo un attimo questa cosa, aprimi, che è bellissimo dire questa cosa. Settimana scorsa, questa è la maglietta della settimana scorsa, che non ci azzecca un cacchio di niente in questo momento. Toberfest, vabbè, ma la volevo mettere, non mi ha detto mai. Comprata, allora io speravo di comprarmi anche la maglietta del Bianco di Oro. Non c'è. È veramente una tristezza, sì. Va bene. Sarebbe costata 50 euro. Perché? Va bene, ci vediamo dopo per il primo finale. No, non siamo passati di qua, siamo nella stazione del trenino e c'è tutto un cimitero dove c'era l'Oktoberfest la settimana scorsa, appena il nostro drago, e continua il cimitero. Non ci rimane che vedere come è fatta la piazza dell'orologio. Sembra quasi un divieto di velocità. Diciamo 20 km all'ora. Divieto di velocità limite 20 all'ora. Ma sì, questa cosa qua va così. Signorina, se siete arrivederci. Grazie, bella, bellissima. Ed eccoci qua, giusto per il momento. Facciamo una foto di gruppo. Vai, foto di gruppo. Allora, voi adesso, scusate un attimo che li istruisco. Siamo in una posa plastica. Questo è il gruppo. Questa non si vede, quella di dietro. Ok, tutto a posto. Non ci rimane che dire una sola cosa. Grazie a questo primo giorno di Halloween, vedete paura. Con questo coso brutto che sta qua dietro. Uno, due, tre. Sigla! Vai. Fai stucca. Uno, due, tre, stacca. Fa malissimo. Mm-hmm. Oddio.
Oh, oh che nudo, schifo! Nudo, così. È uscito un nuovo sodo da dire. Si leverà questa colla. Questa è dopo sigla. Okay. Bene, buonanotte. Dietro di qui. Esatto. E come dice Claudio, a chiappachella.